Sì. Pronto mister, buonasera, sono Domenico Mazzella, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera e benvenuto nella mia diretta. Io prego, sono fortemente grazie. Emozionato nel sentirla e avere, diciamo, no. questa telefonata con lei. Tranquillo, va bene, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie. Senta, io di lei potrei dire tantissime cose perché sono un suo fan, nel senso che so tantissime cose di lei. Le cose più belle forse posso dire che lei è riuscita a dare una mano al Milan, a mettere la stella sulla paglia, giusto? Al decimo scudetto del Milan. Beh, direi un po'. Sì, in campo. Anche l'ultima partita, il gol decisivo di testa l'ho fatto io. Al di là di questo abbiamo contribuito un po' tutti, no? Tutti, tra società, allenatori, giocatori importanti, tra l'altro è stata un'esperienza bellissima la vittoria dello scudetto, è un'emozione dalla prima partita fino all'ultima, un confronto diretto sempre con il Perugia in imbattibilità, Perugia quell'anno non ha mai perso una partita, certo. Noi siamo stati bravi, capaci a non farci raggiungere da uno strepitoso Perugia di allora, insomma, di Castagnier. Sì. Chi era in attacco del Milan? Vabbè, ma noi avevamo un attacco un po' anomalo, no? Non proprio prime punte, eravamo io, Antonelli, Chiodi, Bigon, giocavamo, Lidon già pensava che più si veniva verso la metà campo, più spazio trovavamo in mezzo alle linee. Certo. Grande, grande persona, grande straordinaria persona. E niente, noi essendo ovviamente siamo collegati da Napoli, essendo tifosissimi del Napoli, non possiamo che poi ricordare il 99-2000, l'anno quando lei non era più calciatore ma era già nelle vesti di mister, di allenatore, e ha portato il Napoli a ritorno in Serie A. Sì, beh, direi è stata una stagione bellissima, entusiasmante, con grande difficoltà, dovevamo una grande persona che è Ferlaino, un grande presidente, devo dire veramente il pubblico era un po' scettico inizialmente perché erano arrivati tantissimi giovani, invece io ci credevo molto nei giovani, allora avevamo Otto, Matusalemme, sì. Tantissimi, Mora, Lucenti, erano tutti ragazzi venuti dalla primavera, ragazzi molto, molto bravi, è stata poi ho conosciuto Napoli, proprio la città, che era, penso che sia la seconda delle città più belle al mondo per viverci. Le posso chiedere una cosa, ma lei ha fatto tante esperienze, molte nel Torino come mister, ma fare da allenatore in una città come Napoli è veramente più difficile che nelle altre città? No, era meraviglioso. Ma io, la difficoltà, quando tu hai una grande società dietro, le difficoltà diminuiscono perché credono in te, credono nel tuo, quello che eri, quello che tu pensi di portare, abbiamo portato delle innovazioni, allora inizialmente ognuno di noi giocavamo già con le doppie punte, con Svok e con Stellone, credo che ecco… Ricordo benissimo… Noi i risultati vengono quando hai una grande società dietro, io ho avuto anche una persona cara sempre vicino a me che era… Carlo Giuliano, una persona straordinaria, una persona che sapeva gestirmi perché io ho un caratteraccio anche con ogni tanto litigavo, discutevo con qualche giornalista, adesso sono tutti amici miei, Mimmo Maffitano, sì. E ci sono tantissimi amici, insomma, ecco. A lei capita spesso di venire a Napoli? Sì, quando allenavo all'Avellino ogni tanto andavo a Napoli. Giustamente sei stato all'Avellino. Sì, sì. Napoli è una città meravigliosa, una città straordinaria, però vorrei fare un appello, in questo momento devono stare a casa come stiamo tutti noi. È vero, non ne usciamo più. Sì, no, non ne usciamo più, è una città bella, gente bella, devono stare a casa,
in casa e un po' di sacrifici, poi saremo tutti bene, Ma insomma, poi ecco. se non facciamo veramente sul serio questa cosa di restare in casa, pensiamo a quanti giorni di sole stiamo perdendo, a quanta bella vista stiamo perdendo stando chiusi in casa. Quindi quanto prima riusciamo a stare tutti in casa, possiamo prima Ma tutti liberarci, in no? casa, tutti, no, ma guarda, credimi, noi siamo a casa, non ci muoviamo, dobbiamo fare dei sacrifici, ma che sarà un sacrificio questo di stare a casa? Ma che ce ne fotte, dicono proprio a Napoli, Giusto. stiamo a casa e stiamo, godiamoci la famiglia, parliamo un po' più con i figli, con le mogli, leggiamo un libro. Io oggi mi sono annoiato di vedere. Di scrivere, di vedere le partite, però bisogna fare un po' di sacrifici che poi non sono sacrifici, dai. Certo. Sacrifici sono bene altri, Certo, la certo, certo, certo. vita è Sacrifici più per un dono importante. economicamente, comunque lasciamo stare. Esatto. Esatto. Mister, c'è un amico qui, Biagio Costagliola, che mi chiede cosa ha provato alla traversa di Stroppa in Napoli-Brescia. In Napoli-Brescia, ma no, ero sereno, tranquillo, ero convinto che noi eravamo più forti, insomma, noi avevamo una squadra e avevamo dalla parte nostra, La sento? dalla parte nostra avevamo un pubblico straordinario, 80, mi sembra 85.000 persone, insomma. Mamma mia, che Io bello. sono arrivato a Napoli che c'erano 400 spettatori, che il pubblico si era infastidito proprio degli anni Sì. precedenti, però piano piano li abbiamo convinti attraverso i risultati, attraverso i sacrifici, ognuno di noi la maglia la sentiva dentro, lavorava in una maniera bellissima. Si lavora bene a Napoli, i giocatori. Quando scendono sul San Paolo, in quel campo meraviglioso, alzi la testa, vedi tutta quella gente, e credo che uno pensi alle partite, ma quando scende su quel campo diventa tutto più Si lotta facile, per la maglia. ecco. Ah, sì, ma lottano tutti. Adesso con Gattuso stanno facendo grandi cose, stanno ritornando alla serenità, sono contento, ecco, che Rino ha saputo dare cattiveria, grinta, determinazione. Al di là di questo, sono i giocatori, sono bravi. Avevano bisogno solo di trovare un po' di serenità, ecco. Certo. Ma lei crede che l'anno prossimo Gattuso sarà nuovamente ancora allenatore del Napoli? Ma penso di sì. Noi ce l'auguriamo, Beh, eh. io penso proprio di sì, perché se non è che fanno come fanno con me, che vinci un campionato, poi devo andare via, mi mandano via perché volevano un allenatore esperto di Serie A, poi da lì sono partito, sono andato a vincere il campionato a Piacenza, sono Sì. rimasto altri anni in Serie A, insomma. Sì, lo sappiamo. Comunque Rino sta facendo un grande lavoro, insomma, ecco. Mister, l'ultima domanda e poi la lascio. Prego, Volevo ma chiederle prego. quale sarà la prima cosa che lei farà non appena saremo liberi. Saremo tutti. Ma di riabbracciare tutte le persone care che in questo momento non possiamo vederci e di fare una corsa, veramente di correre, che non possiamo più muoverci, Certo, certo. di fare una bella diciamo gita con la famiglia in serenità. Mister, lei è stato veramente gentilissimo, Ma ci disponibilissimo, mancherebbe. cioè non so come ringraziarla. Non appena vino a No, Napoli, grazie a affitta la voi casa. e un appello ai tutti, rimaniamo a casa perché dopo staremo meglio. Bravo, giusto. Giusto. Mister Novellino, Arrivederci. grazie, grazie, buonasera e a presto. Buona serata, grazie a lei e tutta la Buonasera, famiglia. buonasera. Grazie. Grazie, arrivederci, arrivederci.